Mi la conosci bella, Giacoma? Lei la fiola della Maria de Semoc? Ma mi corro voci che lei stria fin da quando l'era fiolina e si mormora che maleficcia le bestie. Stria! Stria! Posso smorire in nome del Dio? Io non so se la Jacobina è stria, ci svasi schnitt, ob das a hexis. Ma io so che lei sa guarire le creature, quello sì. Se quella le da ben, son tutte da ben, per ma dita a Stefano Morzello, a sagrestano della chiesa di Sant'Abbondio. Conosco sì la Jacobina, vi è mancata molto, lo so, ma mi non la tenevo in cattiva considerazione. In quanto notaio e di nobile famiglia, fui dunque chiamato ad annotare come cancelliere dei procedimenti penali. Una ragazza di 16 anni di un vicino paese chiamato Semoc, nella valle detta di Pedenos, fu denunciata per un fatto di maleficio. Il suo nome era Giacoma delle Pradelle. Il podestà in carica si chiamava Andreas Biasch e proveniva da un paese grigione. La grande mormorazione nei vostri confronti vi ha condotta qui. Voi siete accusata per strega, perciò confessatelo e dite la verità. Legatele le mani dietro alla schiena. Ah, no! Mi son de ben! Nella verità son de ben! Conosciamo questa tattica! L'arte dello sguardo che si attisce alle malefiche! Mi sposerei a un marcio onesto, di braccia forti e buona salute. Dove vorresti essere in questo momento? Dove? E con chi nel tuo futuro? Mi sono sbagliata. Volevo vedere se zio dormiva. No, Jacobina, non è stria. Dite la verità. Dite la verità. Dite la verità! Mi, la verità, la verità! Ordino che Giacoma delle Pradelle venga portata nel locale dei tormenti e lì elevata in tortura con la corda! No! 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 No
Che il puntum diavoli sia cercato sul corpo di Giacomo delle Pradelle. Ravetta si avviava a concludere il proprio lavoro e andò a cercare il malefico laddove nella donna alligna. Era bastato infilare l'ago senza neanche torcerlo. Il sangue gli schizzò copioso sulle mani e sulla faccia. Il nemico è forte, furbo e disonesto. Di pazienza ne avuto abbastanza! Ma non viene più perdere tempo! Che il carcere oscuro sia la sua cella! In modo che la testa si separi dal busto e l'anima si separi dal corpo, il quale sia bruciato e le ceneri disperse in terra sconsacrata, con la confisca di tutti i suoi beni, e così sia per le altre infette. Non ho mai sottratto grasso dal ventre di cadaveri di bambini non battezzati per farne unguenti, con i quali maleficiare uomini e bestie. Ma il diavolo esiste?